Dire che siamo felici di avervi ospitati oggi qua, e al di là delle retoriche, al di là di tutto, siamo contenti di aver incontrato gente che in un periodo balordo, veramente infame, del nostro sistema, di come va avanti la nostra storia. Siamo contenti di incontrare gente che è ancora appassionata e soprattutto ancora, come dire, crede ancora in qualcosa, in un sistema, in un mondo dove crediamo solo nel bildanaro, insomma, che è una cosa abbastanza triste, volgare e banale, dico io. Quindi sono contentissimo oggi di avervi ospitati qua. E vi auguro e ci auguriamo di continuare in questa storia interessante. Perché siete tutti gli ordini generali, siamo tutti noi promotori di questo progetto che insieme a Fiore io ci ho creduto, e come diceva anche la coordinatrice della campagna, che saluto Mappi, dice in queste cose se ci mette il cuore, se non ci mette il cuore la passione non si va da nessuna parte. E noi in questo comitato ci stiamo mettendo, appunto, come dice il mio presidente, che voi mi sono venuto a chiamare presidente, ma quale presidente? Tu sei il nostro, la nostra bandiera, tu sei, non so come definirti, ma comunque merita veramente un applauso a lui, a Fiore, che sicuramente ci dà l'inizio, ma l'applauso da tutti quanti voi che siete qua oggi, agli amici, al colonnello di Marcianise, che ci ha iniziato con la sua preparata fiera del ramen, e poi pure facciamo la fiera del pesce, però oggi è stata condivisa anche la fiera salsiccia. Facciamo un applauso ai ristoratori. Sono uno degli ultimi arrivati anche io, quindi non ho molto da dire. Faccio a tutti voi un augurio, a me anche, l'augurio che si passa da un movimento culturale quale noi attualmente siamo ad un movimento politico, cioè che si passi effettivamente a modificare qualcosa nel territorio con l'appoggio di chi può darci una mano in questo. Questo è il mio curiosità, ho cominciato un po' a guardarmi intorno, a cercare, e ho visto che realmente
niente, insomma, le cose non erano come me le avevano spiegate a scuola e sono rimasta sconvolta. Allora ho detto, leggendo, cercando su internet, pure tra gli altri movimenti meridionalisti, ho visto che gli altri facevano più che altro politica, mentre i comitati erano una cosa un po' più che stimolava, che incentivava l'identità. E ho detto sì, mi piace, e allora ho deciso di entrare a farne parte. Spero di poter dare un valido aiuto nel mio piccolo. Nel senso che lo apprezzo, lo stimo molto, farei qualsiasi cosa con lui, anche se è una cosa che non comprendo subito, perché so che è a cuore, e questa è la cosa più importante. Volevo dire che sono venuto l'anno scorso perché stavo in quel periodo leggendo un libro sul Sud, e apparendomi la scritta 14 agosto, mancava qualche settimana, ho detto vado, a prescindere. Come si va alla Santissima per un cattolico, o si va a Montevergine, o si va... Era un appuntamento che nel cuore sentivo di dover avere. Sono andato e ho incontrato persone squisite. All'inizio magari avevo qualche perplessità, poi ho scoperto che una dopo l'altra le persone erano sempre più simili a come io volevo che fosse. E questa era una cosa squisita. E fino a quando ci saremo, c'è Fiore, ci saranno gli amici di Fiore, ci saranno